Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É um dos dias mais importantes para a Igreja de Roma, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Perante responsáveis católicos dos cinco continentes, o Papa pediu uma Igreja em diálogo com mensagens de esperança para o mundo. A celebração assinalou a entrega do pálio, insígnia litúrgica de honra e jurisdição, a 32 arcebispos de vários países, entre eles três de arquidioceses do Brasil e um de Moçambique. Distaccarsi dalle nostre sicurezze, sicurezze terrene, subito e seguire Gesù ogni giorno, ecco la consegna che Pietro ci fa oggi, invitandoci a essere chiesa in sequela, chiesa in sequela, chiesa che desidera essere discepola del Signore e umile ancilla del Vangelo. Solo così sarà capace di dialogare con tutti e diventare luogo di accompagnamento, di vicinanza, di speranza per le donne e gli uomini del nostro tempo. Solo così, anche chi è più lontano e spesso ci guarda con diffidenza o indifferenza, potrà finalmente riconoscere. Con Papa Benedetto, la Chiesa è il luogo di incontro con il Figlio di Dio vivente e così è il luogo di incontro tra di noi. Duas semanas após a divulgação do novo documento de trabalho do Sínodo 2021-2024, Francisco dedicou a sua reflexão dominical à necessidade de criar, na Igreja, um clima de escuta de Deus e dos irmãos. O Espírito ha distribuito doni di profezia nel santo popolo di Dio. Ecco perché è bene ascoltare tutti. Ad esempio, quando c'è da prendersi una decisione importante, pensiamo questo, fa bene anzitutto pregare, invocare lo Spirito, ma poi ascoltare e dialogare nella fiducia di ciascuno, anche il più piccolo, perché lui ha qualcosa di importante da dire, un dono profetico da condividere. Così si ricerca la verità e si diffonde in un clima di ascolto di Dio e dei fratelli, in cui le persone non si sentano accolte solo se dicono quello che piace a me, ma si sentono accettate e valorizzate come doni per quello che sono. Por uma Igreja Eucarística, a intenção de oração do Papa para o mês de julho. Se salir de misa estás igual de como entraste, algo não funciona. A Eucaristia é a presença de Jesus, é profundamente transformadora. Jesus vem e te tem que transformar. Em ela é Cristo quem se oferece, quem se dá por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.